Buongiorno a tutti da Finanza Operativa. Venerdì scorso a Piazza Affari l'indice FTSE MIB ha archiviato una seduta negativa con un ribasso dello 0,72%, trascinata al ribasso da indici macro poco incoraggianti provenienti dall'Europa, dagli USA, ma soprattutto dalla Cina, dove le vendite al dettaglio relative al mese di novembre sono state particolarmente deboli. Negativa anche Londra, dove il FTSE MIB ha lasciato sul campo lo 0,47% e dove continuano a pesare le incertezze in merito agli accordi sulla Brexit. Così come negativa è stata anche la chiusura di Francoforte, dove l'indice DAX ha lasciato sul campo lo 0,54%, appesantito anche in questo caso da dati macro peggiori del consensus degli analisti. È stata però New York ad essere la più penalizzata venerdì. L'indice S&P 500 infatti ha lasciato sul campo l'1,91%. Con titoli del calibro di Apple e Microsoft in calo di oltre il 3% e una big cap del calibro di Johnson & Johnson che ha perso addirittura il 10%. In Giappone il Nikkei 225 ha invece guadagnato lo 0,62%, trascinato al rialzo dall'indice macroeconomico Tankan. Diamo ora la parola a Matteo Radaelli, economista. Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno. Allora, come ha aperto oggi Piazza Affari? Ma Piazza Affari oggi ha aperto in leggero ribasso, uno 0,2%, nonostante il buon andamento delle borse asiatiche nella notte. Diciamo che probabilmente sulle borse europee e anche su quelle americane nel corso della settimana potrebbe pesare l'attesa per la riunione della Fed che inizierà domani per poi concludersi mercoledì. Una riunione della Fed che dovrebbe vedere la banca centrale americana alzare nuovamente i tassi di 25 punti base al 2,25, in un range tra il 2,25 e il 2,5%. Ok, secondo te come andrà la seduta di oggi? Ma per quanto riguarda oggi dovrebbero continuare a pesare queste incertezze macroeconomiche, quindi non ci attendiamo grosse variazioni con una tendenza che potrebbe restare negativa almeno nel breve. I principali indici mondiali sono in questo momento all'interno di un trend leggermente negativo e per il momento non si riesce a intuire che cosa possa fargli invertire questa tendenza negativa. Quindi propendi più per un andamento almeno in queste, nelle prossime sedute, sostanzialmente in trading range per tutti i principali listini azionari mondiali, piuttosto che assistere a un deciso rialzo oppure ribasso dei listini? Sì, se non altro per la prima parte della settimana non ci attendiamo grosse variazioni proprio perché rimane l'attesa per la riunione della Fed. Qualora la Fed dovesse dimostrare che le incertezze macroeconomiche dell'ultimo periodo possano portarla a rialzare i tassi meno delle attese, probabilmente ci potrebbe essere una reazione positiva, ma per il momento è veramente difficile intuire quali saranno proprio le prossime mosse della Banca Centrale Americana. Certo, e un'ultima domanda, a tuo parere, rally di fine anno, c'è già stato, ci deve ancora essere, ci sarà, cosa ne pensi? Ma tutte le indicazioni macroeconomiche vanno contro un rally di fine anno proprio perché c'è molta incertezza e a parte appunto la riunione della Fed di mercoledì non si vedono altri fattori che possano invertire la tendenza negativa sullo scenario economico. Ok, grazie Matteo, alla prossima. Grazie a voi. Diamo ora spazio al meteo.
Eccoci tornati in studio, ospite quest'oggi c'è Alessandro Forni, Digital Sales di WeBank. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Gianluigi, buongiorno a tutti. Allora, ci racconti cosa, quali sono, qual è la vostra formazione che proponete agli investitori e ai trader? Sì, guarda, ti ringrazio Gianluigi per la domanda. Uno delle principali, delle nostre principali attività come WeBank, come Banco BPM, è quella destinata alla formazione della clientela e anche di chi non è nostro cliente tramite webinar, incontri dal vivo e video on demand. Abbiamo un ricchissimo catalogo di tutto quello che è stata la nostra formazione dedicata appunto sia agli investitori che ai trader più esperti. Ed è raggiungibile sul nostro sito nella sezione eventi. Proprio in questi giorni stiamo completando il catalogo dell'offerta formativa che andremo a proporre nel corso del 2019. Sono già disponibili alcuni dei corsi che terremo da gennaio, inizio anno, ad esempio con Caruso e tanti altri. Sia itineranti che nella nostra sede di Via Massawa a Milano, dove abbiamo un bel auditorium che tu hai avuto modo di vedere, sì. Dove teniamo appunto la gran parte dei nostri corsi. Non sono soltanto corsi dal vivo, ma anche online tramite webinar, sia in diretta che on demand, e come dicevo sono rivolti a tutta la clientela di ogni livello di esperienza, quindi sia ai neofiti che più esperti. Andiamo e non solo trader, anche investitori. Non solo trader, ma anche investitori, infatti. Penso che così come abbiamo fatto nel 2018, anche nel 2019 andremo ad avere un'offerta molto orientata su quello che è la formazione di investitori. Per cercare di aiutare i clienti, e come dicevo non soltanto i nostri clienti perché la nostra offerta formativa è aperta a tutti, ad orientarsi in quelli che sono dei mercati, come ben sai, sempre più complessi e che offrono prodotti di investimento sempre più orientati ad ogni esigenza. Quindi ad ogni fascia di... Ad ogni fascia di clientela, esatto. Quindi sia dall'investitore neofito neofita che non conosce assolutamente il mercato finanziario, quindi con i corsi introduttivi proprio su quello che sono i fondamenti del mercato, sia per clienti più esperti e trader avanzati, quindi ad esempio... Più smaliziati. Esatto, con la formazione dedicata al trading in opzione, piuttosto che in derivati molto, molto avanzati. Quindi abbiamo un'offerta, come dicevo, aperta e rivolta a tutte le tipologie di esigenza. Io invito sempre tutti a consultare il nostro sito www.webank.it, soprattutto nella sezione eventi, dove sono riportate tutte le nostre iniziative. E si partirà già dal prossimo gennaio? Si partirà già dal prossimo gennaio, sono già presenti alcuni corsi sono già aperte le iscrizioni ai corsi di gennaio, ad esempio quelli, come dicevo, con Francesco Caruso. Trovate tutto. Per chi non lo conoscesse, Francesco Caruso è uno dei più famosi trader italiani, sì, nonché esatto. Membro del comitato scientifico di SIAT. Sì, esatto, uno diciamo molto noto, molto famoso sia come trader che come analista e con un grande seguito che si è costruito negli anni proprio grazie alla sua chiarezza espositiva e alla sua, diciamo, competenza proprio. Certo, e invece per quanto riguarda la sottoscrizione, l'apertura di nuovi conti, quali offerte fate ai potenziali nuovi clienti? Ti ringrazio anche per questa domanda Gianluigi. Proprio in questo periodo siamo online con un'offerta dedicata a chi vuole diventare nuovo cliente trading WeBank, che offre sostanzialmente, oltre al conto gratuito che già all'interno dell'offerta standard di WeBank, anche delle condizioni particolarmente agevolate per quelle che sono l'operatività trading e investimenti.
Diamo la possibilità di utilizzare il conto, il deposito titoli WeBank fino al 30 di giugno 2019, usufruendo di condizioni particolarmente vantaggiose. In particolare parliamo di 2,75 euro per l'operatività su azioni, obbligazioni, ETF e certificates, e fino a 1,90 euro per tutto quello che è l'operatività in derivati. Oltre a questo offriamo anche gratuitamente, sempre fino al 30 giugno, la nostra piattaforma 2019, di 2019, certo, la nostra piattaforma di trading di punta T3, che si va a affiancare anche alle altre nostre piattaforme come l'app T3 per tablet, piuttosto che l'app per smartphone. Quindi un'offerta di trading e di investimento molto conveniente, direi forse la più conveniente sul mercato in questo momento. Ecco, ci spieghi, diciamo, a grandi linee al pubblico cosa è possibile fare con la vostra piattaforma T3, quindi quali sono i mercati accessibili e perché è così, diciamo, trader friendly. Allora, T3 è una piattaforma client. Sì, che partiamo col dire questo, quindi una piattaforma client che si installa sul computer del cliente. Tramite questa piattaforma, in push chiaramente molto avanzata, è possibile negoziare sostanzialmente su tutti i principali mercati mondiali, non soltanto dei azionari, ma anche sui mercati dei derivati. Quindi offriamo tutti i mercati azionari europei, dall'Italia ovviamente, Germania, Francia, Belgio, Olanda e Gran Bretagna, ai mercati dei derivati, non soltanto il mercato italiano, quindi non soltanto l'IDEM, ma anche Eurex e CME. Diamo la possibilità di negoziare anche in best execution sul mercato obbligazionario. Questo vuol dire che è possibile andare o a negoziare direttamente sul mercato principale, quindi ad esempio sul MOT, Euromot o EuroTLX per le obbligazioni quotate, ma anche diamo la possibilità di negoziare su obbligazioni OTC, quindi okay, non quotate su over the counter. Esatto, over the counter, quindi non quotate direttamente su mercati regolamentati, ma sul cosiddetto circuito OTC, tramite il nostro intermediario, il nostro broker, che è Banca Akros, che è la banca d'affari del gruppo. Oltre a questo, come dicevo, abbiamo la possibilità di negoziare anche su tutti tutti i mercati italiani, dall'MTA, quindi mercato azionario, fino al ETF Plus, al Sedex, per Sedex, esempio, con i certificati. Mi soffermo un attimo sul Sedex perché sì, ultimamente è un mercato che sta diventando, esatto, sempre molto, sì, più interessante, sempre più importante, non soltanto per i trader, che ovviamente sono particolarmente attratti dagli strumenti in leva. Ultimamente vengono emessi fino o anche dagli short, o anche gli short, esattamente, vengono emessi fino in leva 7, sì, quindi delle leve anche importanti e molto, molto interessanti per chi è un trader, ma anche oltre ai trader sono interessante questo mercato soprattutto per quanto riguarda gli investment certificates. Certo. Noi arriviamo da ormai, direi, due anni e mezzo in cui, come mi confermerai, è difficile trovare rendimenti, certo, sul mercato. Sul Sedex, tramite gli investment certificates, è possibile trovare degli strumenti che vanno ad offrire dei rendimenti, anche mensili, anche interessanti, poi chiaramente dipende dallo strumento, che vanno un po' a sostituire quello che stanno andando anche nelle abitudini dei clienti, nelle abitudini degli investitori, a sostituire quelli che erano gli investimenti sull'obbligazionario, proprio perché, certo, dall'obbligazionario, in un periodo di tassi particolarmente bassi, è molto difficile trarre dei rendimenti apprezzabili. I clienti, gli investitori si vanno a trasferire su questi strumenti.
E poi permettimi, proprio in questo periodo sono interessanti determinati certificati per lo zainetto fiscale. Assolutamente. Quindi certificati che abbiano una diciamo una cedola molto alta che permettono comunque di compensare eventuali perdite in portafoglio. Sì, esatto, il vantaggio della fiscalità dei certificati va ad aggiungersi al fatto che possono offrire degli investimenti, dei ritorni interessanti. Ovviamente stiamo parlando comunque di strumenti non sempre di semplice comprensione, certo. non adatti a tutti i clienti. Per tornare a quello che dicevamo all'inizio, anche per questo motivo, proprio per trasmettere maggiore consapevolezza in fase di investimento, abbiamo fatto anche nel corso di quest'anno dei corsi dedicati proprio a questi strumenti, gli investment certificates, in collaborazione anche con i principali emittenti presenti sul mercato. Siamo andati a spiegare ai clienti il funzionamento delle principali tipologie di certificati, non soltanto leva fissa o gli strumenti a leva che, da un certo punto di vista, benché più rischiosi, sono più semplicemente comprensibili. Uno strumento che replica l'andamento del sottostante moltiplicato per una leva. A differenza dei leva, invece, gli investment certificates, quindi quelli dedicati proprio all'investitore, hanno delle caratteristiche magari più complesse che li rendono meno semplicemente comprensibili. Proprio per questa ragione andiamo a fare dei corsi dedicati e a spiegare il loro funzionamento nel dettaglio, tanto per quanto riguarda il loro funzionamento, quindi le cedole che vengono pagate quando queste sono presenti, piuttosto che la tipologia di rimborso, i bonus che vengono restituiti da questi strumenti, ma anche, come dicevi, l'aspetto fiscale, quindi come funziona la compensazione con plus minus valenze, con le cedole che vengono staccate. Ok, senti, un'altra domanda che volevo farti è questa: l'investitore / trader italiano è ancora essenzialmente, fra virgolette, appassionato ai titoli italiani, oppure punta anche sulle big cap estere? Come vedi questa tendenza? Allora, anche per diversificare il proprio portafoglio. Esatto, allora cerchiamo di distinguere un attimo. Allora, noi abbiamo a che fare con diverse tipologie di clienti. Clienti più evoluti tendono a negoziare diverse tipologie di strumenti anche su diverse tipologie di mercati. Anche big cap esteri piuttosto che strumenti quotati sui mercati americani o esteri. L'investitore neofita piuttosto che l'investitore classico, chiamiamolo così, è ancora molto molto radicato sul mercato italiano. Si sta però, come dicevo, verificando questo spostamento da quelle che erano investimenti classici, azionario italiano, big cap italiane e obbligazioni, soprattutto titoli di Stato, stiamo assistendo appunto ad un sempre maggiore spostamento verso ETF, sempre quotati su Italia, e come dicevo, come abbiamo detto fino adesso, i certificati. Magari che non hanno anche come sottostante solamente il classico FTSE MIB o generali o Diciamo di sì. Ancora gli strumenti preferiti dagli investitori italiani sono strumenti legati comunque al mercato italiano. Quindi anche come sottostanti vediamo sempre più trattate le azioni italiane. E nella vostra didattica prevedete anche comunque una spiegazione di questo scenario, quindi che non esistono solamente le azioni e piazza affari, ma comunque avere un più ampio raggio, anche perché con gli ETF quotati in borsa italiana sul mercato ETF Plus c'è la possibilità comunque di accedere, ecco, come ai mercati esteri, alle azioni estere. Decisamente sì. Nonché ai bond esteri. Decisamente sì. Mi
riallaccio a quello che dicevo inizialmente, noi abbiamo sempre puntato molto su quelli che sono gli emittenti, gli strumenti emessi anche all'estero, quindi ad esempio come dicevo, la best execution su strumenti over the counter. Noi comunque continuiamo la nostra formazione su quelle che sono le possibilità e le potenzialità dei diversi strumenti, anche con sottostanti non particolarmente trattati in Italia. Pensavo a come dicevi giustamente tu, gli ETF. Anche per quanto riguarda gli ETF abbiamo sempre collaborato per quanto riguarda la formazione con emittenti che emettono strumenti non così noti. Ad esempio penso anche ad emittenti che hanno strumenti con sottostante le commodities, non soltanto long ma anche short, piuttosto che indici esteri. Non il classico, quindi come dicevi, non il classico sottostante FTSE MIB. Prima hai parlato di una sorta di spostamento dal mercato dei bond, anche perché i rendimenti al momento sono ancora quello che sono. Su cosa si stanno spostando? Non tanto per quanto riguarda certificato o ETF, ma su quali mercati si stanno spostando? È difficile dirlo perché il vantaggio di avere un trading online permette di accedere a qualsiasi strumento in tempo reale e a modificare i propri portafogli in modo continuo e costante, anche in accordo a quelle che sono le tendenze del mercato. Io, per quello che può valere, vedo che comunque c'è sempre molto interesse per strumenti, o meglio, molto interesse, c'è un interesse crescente per strumenti che replicano gli andamenti degli indici azionari, anche non italiani. E allora, per quanto riguarda i certificati, per strumenti o per panieri che danno buone cedole mensili o comunque su base annua. Per quanto riguarda i bond, direi che c'è proprio stata una riduzione della negoziazione di questi strumenti, quindi sia corporate che governativi. Sia corporate che governativi, ecco. Esatto, proprio per quello che dicevamo, la compressione dei rendimenti. Gli ETF vengono negoziati sostanzialmente in modo uguale su quasi tutti i sottostanti, sempre con maggior interesse per i sottostanti italiani, quindi per FTSE MIB. C'è stato fino ad inizio anno, sicuramente per tutto il 2017 e per inizio del 2018, molto interesse anche per gli ETF peer compliant, per ovvie ragioni fiscali. E sostanzialmente i macro trend sono questi. Siamo a fine anno, quindi stiamo adesso tirando le linee, le somme su quello che è stato l'anno, ma direi che è stato più o meno su questa indicazione. Ecco, vista la recente alta volatilità sui mercati, penso che comunque un elemento chiave della vostra didattica sia l'impostazione degli stop loss. I vostri clienti li usano, voi cosa fate in merito? Allora, sicuramente sì. Noi so da che sempre, sulla piattaforma T3 c'è. Esatto. Noi da sempre spingiamo molto perché i clienti proteggano il loro capitale. Certo. Anche perché diamo la possibilità di negoziare strumenti con importanti leve. Quindi la protezione del proprio capitale è fondamentale. Anche perché altrimenti perdereste il cliente, banalmente. Cioè, esatto, parlando pro domo nostra, noi perdiamo il cliente nel momento che il cliente perde, certo, noi perdiamo il cliente, quindi non abbiamo nessun vantaggio a che il cliente perda, non essendo controparti dirette, certo, a differenza di altri. Esatto.
Dunque, oltre agli stop loss statici, diamo la possibilità al cliente di inserire dei trailing stop. Che cos'è il trailing stop? Uno stop loss non è nemmeno propriamente detto uno stop loss, è proprio un trailing stop, è uno stop dinamico che segue l'andamento del titolo. Facciamo un esempio, io acquisto un'azione impostando un trailing stop a 5 tick. Questo significa che nel momento in cui l'azione comincia a salire, il mio stop si adegua e segue l'andamento della mia azione. Nel momento in cui l'azione raggiunge un massimo relativo e ritraccia al massimo 5 tick, viene inserito l'ordine di chiusura. Questo che cosa consente? Non soltanto di proteggere il proprio capitale, ma nel caso in cui io abbia sia nella direzione corretta del mercato, al rialzo, se certo. Il mercato sta salendo, al ribasso in caso di discesa, mi garantisce di portare comunque a casa un guadagno ridotto del numero di tick da me indicato. È molto vantaggioso perché non solo protegge il capitale del cliente, ma protegge anche il guadagno. Certo. E molto importanti sono anche i take profit, quindi ovviamente. Quindi ragazzi, anche su questo state facendo della didattica, sì. Quindi su tutta questa argomentazione. Allora, abbiamo diversi relatori che spiegano agli investitori come posizionare i propri stop loss. Abbiamo diverse scuole di pensiero, c'è chi dice stop loss di money management e take profit di money management, piuttosto che stop loss e take profit su livelli di analisi. Ogni cliente deve lavorare nel modo in cui si sente più tranquillo. Okay. Quindi noi forniamo tutti gli strumenti e tutta la formazione per far sì che il cliente possa autonomamente decidere come negoziare sul mercato. Noi non facciamo consulenza, certo. non andiamo mai a proporre al cliente uno strumento certo. piuttosto che un altro. Gli diamo però la formazione, le informazioni affinché possa decidere come meglio operare. Quindi se si sente più tranquillo, ci sono clienti che si sentono più tranquilli inserendo stop loss di money management. Che cosa vuol dire? Inseriscono stop loss sul mercato nel momento in cui perdo X euro sulla mia posizione, piuttosto che un take profit nel momento in cui guadagno X euro. Al contrario, gli stop loss sull'analisi tecnica vanno ad inserire uno stop al raggiungimento alla rottura di un minimo, piuttosto che il take profit alla rottura di un massimo. Ci sono clienti che preferiscono una modalità, altri che ne preferiscono un'altra. La cosa fondamentale è essere tranquilli sul mercato. Quindi diciamo che voi insegnate a guidare l'auto, passami il termine, ma non gli dite quale auto comprare. Assolutamente. Questa è la direi che è la metafora corretta, il paragone corretto. Noi ti diamo tutti gli strumenti per guidare l'auto, ti insegniamo come guidare l'auto, poi sta a te guidare quest'auto, che, ripeto, è molto performante. Non tutti i clienti possono comprare tutti gli strumenti. Certamente. All'apertura. Tipo quelli dell'IDEM. Esatto. All'apertura del conto, come da normativa MiFID 2, viene effettuato il test di appropriatezza per il cliente. Sulla base dei risultati di questo test viene concessa la possibilità di operare su tutti gli strumenti o su un subset di strumenti e di prodotti finanziari. E sono tradabili, per esempio, che fondi quotati in borsa? Sono disponibili quelle su Piazza Affari, anche questi qui diciamo stanno assumendo lentamente nicchia, però ancora poco, molto poco liquido, purtroppo. Potrà essere un mercato interessante in futuro, stiamo a vedere come evolve.
Ecco, un'altra domanda, ti volevo dire, vista l'alta comunque volatilità che c'è stata appunto sui BTP, avete avuto comunque il polso, sempre che qualcuno sia andato a shortare questo strumento con future oppure con gli ETF short che sono quotati su Borsa Italiana? Allora, quindi il piccolo investitore, il piccolo trader? Piccoli trader che si spostano su questo tipo di operatività, non, onestamente non abbiamo avuto una grande evidenza. Vuoi perché ad esempio, il BTP Future quotato su Eurex richiede un margine abbastanza alto e con margini abbastanza elevati i clienti non sono particolarmente propensi ad andare a negoziare strumenti così volatili. Vuoi anche perché gli ETF con short su BTP non sono ancora così conosciuti. Ti direi che piuttosto quello che abbiamo visto è stata una riduzione negli acquisti dei BTP, ma questo è anche legato a tutte quelle che sono state le notizie. È strutturale per quel discorso dei rendimenti anche. È soprattutto strutturale per quanto riguarda il discorso della ricerca di rendimenti più alti sostanzialmente, di quelli che fino ad oggi offrono ancora i BTP. Qual è grosso modo la percentuale, ma più o meno so già cosa mi risponderai, che va long e invece short su tutti i sottostanti? Onestamente non ho sotto mano. Penso che sia la maggioranza ancora va long. Abbiamo un numero comunque ridotto di clienti che negozia short azioni. Noi cerchiamo di spiegare e fare formazione anche sul fatto che il mercato ha due lati, sostanzialmente. Certamente. Ricordando che comunque l'operatività short è più rischiosa dell'operatività long. Ok, perfetto, ti ringrazio e grazie alla prossima. Sagittario. Pensavi di anticipare i mercati? Una perdita dietro l'altra e quel po' d'amor proprio che ti restava è svanito. Venere ne ha fatti di sfracelli in questo periodo, ma con i nati nella terza decade è stata particolarmente dura. Ritornate in voi. Capricorno. Fare le scelte giuste in un panorama economico astruso non è semplice. I titoli verso i quali gli ascendenti Sagittario si sentono attratti rischiano di ripiombare nell'abisso. Le tentazioni d'acquisto vanno allontanate in fretta per non pentirsi poi. Acquario. Se vuoi vincere sui mercati, studi e grafici con tutta la concentrazione di cui sei in possesso. Se hai appena perso fior di quattrini non è colpa di nessuno ma solo tua. La prossima volta stai più attento. E poi com'è che si dice la notte porta consiglio? Pesci. Probabilmente pensi di possedere ciò che meriti e invece non è così. Un solo consiglio per i nati nella seconda decade. Non lasciatevi prendere dall'euforia presente e non rischiate. Non è il momento giusto per azzardare nuove strategie. Ariete. Esistono dei momenti nei quali non conta aver studiato, ponderato o immaginato ogni scelta. Bisogna buttarsi e raccogliere quanto di buono offre il mercato. A quelli di voi che sognano diventare leader, vogliamo ricordare che non è certo il miglior modo per costruire una reputazione da bravo trader. Toro. Oggi approfitta per mettere da parte un gruzzolo sufficiente per far baldoria e spendilo tutto fino all'ultima lira. In barba alle stelle, per una volta bevi il calice della vita fino in fondo. Le stelle invitano a moderare gli istinti bellicosi per realizzare qualche buon guadagno e sarebbe ora. Gemelli. Non andate alla ricerca del tempo perduto, di errori fatti, occasioni mancate e dritte inascoltate. Cari amici della prima decade, che ne dite di sperimentare il vostro intuito? Lo sapete anche voi che il prezzo di un'azione corrisponde raramente al suo valore reale. Cancro. Una vocina continua ad insistere, è rimasto pochissimo tempo per salire sul treno della rinascita economica. Resisti, presto il cielo stellato illuminerà i tuoi dubbi. Dopo tanto caos, per gli amici della terza decade, si prospetta un periodo roseo. Leone. Sii meno spendaccione, c'è un vecchio detto a proposito dei soldi, i conti correnti sono come il dentifricio, è facile spremerlo e impossibile farlo rientrare nel tubetto. Anche se i consulenti finanziari vi fanno la corte, oggi il fai da te è l'unica scelta possibile. Vergine. Oggi ricordati che ci sono studi sulla casualità dei movimenti dei prezzi che non bisogna ignorare, ma quando tutto è in mano all'emotività degli uomini, appellarsi alla scienza non serve a nulla.
una scommessa rischiosissima si rivelerà vincente per i nati della terza decade. Bilancia. A muoverti in controtendenza al mercato non vuoi neanche pensare, eppure qualche buona stella è dalla tua parte. Gli amanti dell'high-tech in borsa devono cercare di razionalizzare il più possibile le strategie di investimento. Scorpione. Cercare di rimanere calmi è certamente una gran virtù, ma non impigrirti. Urgenza numero uno per la terza decade, razionalizzare. A furia di lasciarsi guidare dall'intuito avete preso qualche abbaglio. Non vi sembra di essere ultimamente troppo lunatici? E come sempre, che le stelle siano con voi. Eccoci tornati in studio e vi lasciamo con la massima di oggi. Dai a un uomo un pesce e lo sfamerai per un giorno, insegnagli a pescare e si comprerà un cappello buffo. Parla di pesce a un uomo affamato e diventerà un consulente. Scott Adams. Grazie, buona giornata, buon investimento e buon trading a tutti da Finanza Operativa.